Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, per essere rimasti qui dopo la proiezione di questo bellissimo film, lo possiamo dire. Inside Out 2, che esce in sala il 19 di giugno, ci ha fatto un sacco ridere, anche emozionare, è una pellicola particolarmente intelligente e brillante, credo. E diamo il benvenuto in ordine, rigorosamente in ordine di sedia, a Mark Nielsen, produttore, buongiorno. Kelsey Mann, regista. Pilar Fogliati, che dà voce all'ansia. Deva Cassel, che dà voce all'ennui, quello che noi chiamiamo noia. Sara Ciocca, che è Riley. Marta Filippi, dà voce all'invidia. E Federico Cesari, dà voce all'imbarazzo. Saluto anche, naturalmente sono qui in prima fila, alcuni stanno arrivando, altri sono già qui. Saluto Lavinia Fenu, responsabile Disney Character Voices, International and Operations, The Walt Disney Company Italia. Massimiliano Manfredi, direttore del doppiaggio. Stella Musi, che è Gioia. Melina Martello, che è Tristezza. Non c'è, allora la salutiamo, ci raggiungerà. E Daniele Giuliani, che è Paura, c'è. Stava anche arrivando Veronica Puccio, Disgusto, giusto? E non è presente Paolo Marchesi, che interpreta La Rabbia, però naturalmente lo salutiamo e lo ringraziamo per il lavoro che ha fatto. Yeah, you know. È stato Pete Docter, il regista del primo film, che in un certo senso è andato da Kelsey 4 anni fa e gli ha chiesto se avrebbe voluto pensare ad alcune delle idee che potevano essere inserite in Inside Out, avessimo fatto un sequel. Io, grazie a Dio, sono stato accoppiato a Kelsey per produrre, per creare questa storia, che è un processo che richiede 4 anni. Semplicemente cercando di raccontare una storia che secondo noi valesse la pena di raccontare come sequel, perché il primo l'abbiamo amato veramente. Pete voleva rivedere questo mondo. Quando ha finito il primo ha detto: facciamo questo e poi passiamo a qualcos'altro. Ma le persone continuavano ad andargli a parlare di questo film, tornavano a citarlo, quindi questo era un qualcosa, secondo lui, che aveva trovato eco nelle persone e quindi volevano riprendere a raccontarla. È una grande opportunità essere in grado di farlo. Il primo film ha fatto tantissimo per il mondo, soprattutto per i bambini, perché ha consentito loro di parlare delle emozioni. Cos'è che mi guida adesso? La rabbia? Sì, è quel piccoletto lì. E sono stato veramente entusiasta nel prendere quello che hanno fatto nel primo film e espanderlo verso emozioni più complesse, l'ansia, l'imbarazzo, l'invidia. Pensiamo che i bambini non siano in grado di seguire come invece fanno. Ogni volta che facciamo vedere il film ai bambini, noi pensiamo che loro non capiscano, invece capiscono il film tante volte anche molto meglio di tanti adulti. È molto interessante il fatto che qui si parli di ansia a 13 anni, è veramente una cosa importante il messaggio che si manda, appunto è un'opportunità questa cosa qui. E mi viene da pensare al fatto che noi, io bambina o magari anche i miei genitori, noi avevamo sempre come immaginazione, no, l'angioletto e il diavoletto, adesso invece abbiamo tutte le emozioni di Inside Out, e quindi è molto più ricca, e questo determina effettivamente la conoscenza che continuiamo. Prima di tutto mi sembra ci sia una grande curiosità, molto più nelle nuove generazioni, di sapere come funzioniamo. Mi sembra ci sia più un'ossessione per questo, di conoscersi. E quindi questo film è andato perfettamente a rispondere a queste curiosità, appunto. E dar voce all'ansia è stato molto bello. Ricordo quando l'email c'era scritto: sarai la nostra ansia! Io spero di no, cioè sì, ma no, non lo so. Sì, grazie. Grazie. È stato bellissimo, tostissimo, far parte di un progetto così importante, un privilegio. E insomma spero
che ansia sia simpatica, ma quello, cioè, insomma, il film ha reso in maniera così intelligente l'ansia, specialmente c'è una battuta che appunto lo può capire un bambino e uno psicologo te la conferma, che il mio lavoro è quello di preoccuparmi dei problemi che non si vedono, ed è assolutamente perfetta, descrive alla perfezione che cosa fa l'ansia, che in realtà è troppo amore, e quindi la fa vedere anche in una chiave positiva, come il film, il messaggio vuole mandare: ogni emozione la devi abbracciare e non devi provare a scacciarla via, non è cattiva, è per te. Io sono cresciuta con una mamma che mi diceva sempre che è molto importante annoiarsi. È una delle cose più importanti, perché è un'emozione che ti permette di prendere il tempo di riflettere, di aprirti la mente e semplicemente capire quello che è meglio. Tutti ci annoiamo, io mi annoio spessissimo. Quando ero più giovane era difficile per me accettare questa cosa, perché non capivo a cosa potesse servire. E invece crescendo e prendendo coscienza delle cose che succedono attorno a noi, a volte è proprio importantissimo fermarsi e pulirsi le idee. Anch'io sono molto confusa, perché sto attraversando lo stesso periodo di crescita di Riley, e per questo che doppiare questo personaggio è stata come un'esplorazione interiore, no? Perché lei sta vivendo il periodo d'adolescenza che sto vivendo tutt'oggi anche io, e è un periodo di irrequietezza in cui non si capisce niente, è un periodo proprio, cioè, c'è una strana vivacità che non si riesce neanche a controllare, perché voi tutti sapete che nel periodo dell'adolescenza i cambi umorali sono talmente tanto repentini, no? Che in quel preciso momento tu non riesci a capire chi sta pilotando la tua mente, chi sta pilotando le tue emozioni, il tuo stato d'animo. Ed è per questo che si viene poi, no, scaraventati in questa giostra di disastro mentale, di disordine mentale, che spesso nel mio caso, e penso anche poi nel caso di Riley in questo film, sfocia sempre nell'imbarazzo. E penso sia geniale anche la scelta della moltitudine di silenzi che ha il ruolo di Federico, che è proprio imbarazzo, perché succede sempre così, alla fine poi si rimane in silenzio perché non si sa cosa si deve dire, quindi è quello che capita spessissimo anche a me. E poi la cosa che più tenevo a dire, naturalmente sono stata guidata e diretta da mio maestro, che è Massimiliano Manfredi, e la sua meravigliosa squadra, che Sara, eccola, Sara Sorrentino, e l'unico inimitabile Christian Murgia, e sono loro che sudano 27 camicie per far sì che esca il miglior risultato che si possa desiderare da un prodotto, e hanno avuto molta cura, qualità, professionalità, serietà, e sono ingredienti indispensabili per far sì che tutto sia proporzionato. Quindi grazie a loro e grazie a tutti voi. È stata una sorpresa per me Invidia come personaggio, perché nell'immaginario collettivo Invidia ha un'accezione per lo più negativa, ce la immaginiamo cattiva. Mi sono stupita perché invece non ho trovato un personaggio cattivo, anzi lo vediamo proprio dagli occhi, è piena di ammirazione. Ci spiegavano gli animatori della Pixar che l'hanno disegnata più piccola nelle proporzioni rispetto agli altri personaggi, proprio perché potesse comunicare il fatto che lei guarda tutti dal basso verso l'alto, si sente più piccola, si sente inferiore, e mi sono trovata totalmente, almeno l'adolescente, la Marta adolescente si è ritrovata completamente in questo tipo di invidia, nel suo senso di inadeguatezza, ma anche di ammirazione con cui guarda gli altri, il suo desiderio di cercare un modello a cui ispirarsi che è altro da lei, quindi chi prende come riferimento? Le ragazze più cool. Professionalmente è stato un regalo bellissimo, e anche professionalmente mi ritrovo tanto in invidia, perché ho avuto la possibilità di lavorare con dei mostri sacri, oggettivamente, per cui ero tanto quell'emozione quanto oh, sto lavorando insieme a voi, ed è smettila, aspetta, ok,
e veramente manca solo quel pizzico di gratitudine, però penso che se esistesse come personaggio oggi me lo sto portando a braccetto. Perciò grazie veramente anche per la pazienza che avete avuto nel guidarci, Sara, Christian, Max, veramente per la fiducia. Grazie. Beh, direi che il nostro lavoro è fondato su molto spesso sull'imbarazzo, su frequentissimi momenti di imbarazzo, ma poi è anche un po' il bello di questo lavoro, perché insomma l'imbarazzo ti riporta in qualche modo, ti fa confrontare con la vera essenza di te, mette in rapporto la vera essenza di te e quello che in qualche modo aspiri ad essere, perché molto spesso si presenta in un momento di inadeguatezza, però è bello sperimentarlo appunto perché ti riporta in qualche modo al tuo essere bambino, alla tua vera essenza, e il nostro lavoro è dominato da questo, soprattutto almeno per me quando mi approccio a un personaggio, no? Quando devo fare il grande salto verso il personaggio, andare incontro al personaggio, c'è sempre quel momento di imbarazzo iniziale in cui devi prendere le distanze da te e abbracciare qualcuno che non conosci, però questo ti permette di riconoscere anche che hai fatto questo grande salto e ti permette poi di esplorare insomma tutta la libertà che ti regala l'interpretare un personaggio, quindi è bellissimo. Fantastica domanda. Quando abbiamo cominciato la prima versione di questo film non c'era Loki per niente, Loki non c'entrava, ma usciti dalla proiezione abbiamo detto: cosa che rende Rally speciale? Il primo film, Loki è parte della vita, è un'isola della personalità per Rally, per collegarsi col papà, quindi abbiamo deciso di metterle lungo il suo percorso per renderla veramente unica. C'è anche molta ansia e pressione nello sport, quando sei un ragazzino vuoi entrare a far parte della squadra e ce la fai a prescindere, ma invece qui ti possono tagliare fuori, devi essere molto bravo, quindi è molto intenso, quindi abbiamo cercato di fare in maniera che lei potesse partecipare al gioco di hockey. Yeah, sì, partendo proprio dall'inizio siamo andato dal primo psicologo, io ero produttore associato a Inside Out, il primo Keltner, professore del Berkeley, che è esperto in questo tipo di emozioni. La prima settimana ho detto dov'è Docker? Fatelo arrivare, è diventato una specie di possibilità di controllo di quelle che sono le emozioni. Kelsey mi ha dato un elenco da mettere sulla lavagna e tutte le emozioni da considerare, perché sapevamo che volevamo realizzare un film che ampliasse le emozioni e il mondo di emozioni di Riley, ma quali? Abbiamo parlato con Docker, abbiamo uno psicologo clinico che ha scritto tantissimi libri sugli adolescenti e le emozioni adolescenziali, che ci ha aiutato tantissimo. Prima che noi scegliessimo anche le emozioni da inserire in questo film, volevamo essere sicuri di prendere la strada giusta e di azzeccarli, quindi dall'inizio, quindi l'abbiamo coinvolti dall'inizio fino alla fine. Allora, Stefania ci ha aiutato anche nel primo film, soprattutto perché ci sono molti termini che noi non padroneggiamo, quindi volevamo essere sicuri di usare esattamente la terminologia esatta per questo tipo di emozioni. Faccio un esempio: brainstorming. In inglese si parla di brainstorming, in italiano ha una traduzione, una valenza completamente diversa. Ed è bravissima perché lei si occupa proprio di questo, si occupa di ragazzi, si occupa di adolescenti, e quindi è stata utilissima e l'abbiamo usata anche in altri film, anche in Red, ci ha aiutato parecchio. Io aspetto il commento della mia migliore amica stasera, che è una neuropsichiatra infantile. Quindi è la persona più adatta per assistere, attenderemo un feedback, vi farò sapere. Dunque, per quello che riguarda le mie emozioni, la voce delle mie emozioni posso provare a dividerle così, ma mi serve un contributo tecnico, Christian. Quando una voce viene lavorata per diventare più acuta, viene pitchata. Quando invece... in giù, pitchata in basso. Ah, pitchata in basso, ok, pensavo essere altro. Per le emozioni negative io sento, è la mia voce, però quando ha a che fare con le emozioni negative è pitchata verso il basso. Quando invece sono positive
non sono picciate verso il basso, è la mia, è quella, ecco, quella che oggi è piena, è carica, è brillante, però è la mia. Sì, a me più che delle emozioni che mi parlano, ho proprio un dialogo interiore con c'è proprio uno scambio. E quindi sì, a volte mi capita anche di verbalizzarlo, molto spesso quando sto a casa da solo, quindi di dare delle risposte verbalizzate, a volte anche quando cammino per strada, e forse quello è l'aspetto più patologico, ad esempio camminare per strada e dire no, così no però. E quindi forse facciamo terapia di gruppo, che dici? Sì, immaginiamo, eh. Stavo pensando. Do you want an inside out three? Is that what you're saying? Che mi state dicendo che volete inside out tre? Sì, tutti. Avete un pitch da presentarci per una possibile? I mean, I love. Mi piace giocare in questo mondo. Ci sono tutta una serie di idee che ci sono venute fuori durante questo film, sia nel primo che nel secondo. Idee che credo siano fantastiche, personaggi e le emozioni che non abbiamo esplorato, che abbiamo dovuto tagliare, e anche dei mondi che non abbiamo potuto inserire. Vi racconto una cosa che credo fantastico, è nella mente, è una cosa che non abbiamo realizzato. È un mondo dentro, che è la terra del procrastinare. Un pezzo di terra vuoto che c'era scritto terra della procrastinazione, arriviamo presto. E perché le persone che passano dicono, quando cominceranno a costruirlo questo posto? Quindi tante cose fantastiche che si possono fare, siamo così orgogliosi di essere riusciti a fare Inside Out 2 e se volete Inside Out 3, beh, intanto andate a vedere questo e dite agli amici di andarlo a vedere. A quel punto ne faremo un terzo. Non lo sappiamo. Al momento però non ci sono piani. You know what? One of my favorites. Una. Marta, you like this. It was we had piacerà. The emotion of jealousy. L'emozione della gelosia. E l'invidia aveva una gemella. Gemella identica che si chiama omozigota, che si chiama gelosia. E nessuno riusciva a distinguere la differenza fra le due. E non dico gelosia e invidia, non riesco a distinguere chi è chi. Però poi alla fine nella ricerca siamo resi conto che c'è una differenza fra gelosia e invidia. L'invidia è il sentimento che dice che vorresti avere quello che gli altri hanno, quindi questo è un sentimento molto adolescentale, l'essenziale. Quindi questo è il motivo per cui, però un po' di gelosia c'è nel film, magari prima o poi comparirà in futuro, che ne sappiamo. Ci sono moltissimi altri, e Schadenfreude, quando sono felice di qualcosa che piacere del dolore dell'altro. Someone did her homework. Piacere, hai capito che si chiama l'ansia? Stamattina alle 4 del mattino. Però il piacere che provi nel dolore di un altro. Nella disgrazia di un altro. Yeah. So maybe sei proprio brava. Maybe he'll be an Inside Out 3. Quindi Inside Out 3 per lui, però non ce l'ha proprio fatta ancora, non era abbastanza sufficiente per la storia, però è stato divertente. Io credo che la paura con tutta la testa ha detto i tuoi occhi mi avrebbero potuto aiutare, un tedesco di gran lunga migliore rispetto al mio, e mi scuso. Oh, I mean. Guardate quello che abbiamo alle spalle, tantissima narrazione. È importante assicurarsi che ogni emozione abbia il proprio percorso, e tutto è basato anche dal colore. A volte
abbiamo utilizzato le voci l'una contro l'altra per cercare di capire che l'una avesse il proprio tono, la propria nota e non si confondesse. Per i colori abbiamo fatto la stessa cosa, volevamo che ogni emozione avesse su, abbiamo ridotto ad una forma, ad un colore di base, e spesso abbiamo pensato, no, quale colore corrisponde all'emozione, ciascuna emozione, proprio all'inizio ho fatto un elenco di tutte le possibili emozioni e anche dei colori. Non abbiamo utilizzato l'arancione, qualcuno deve essere arancione, beh forse tu, no? Perché pensavamo che fosse giusto per l'ansia, perché è un colore vibrante, con energia. Nui doveva essere un po' più così, meno, un po' più saturato, senza troppo impegno. È stato divertente andare a cercare un colore per ogni emozione. Io e Maya Hawke abbiamo più o meno la stessa età, io non sto vivendo lo stesso momento che sta vivendo Sara, non sto vivendo l'adolescenza, però penso che l'ansia nei trentenni, io sono una millennial in pieno, sia sempre un argomento molto che ha altri equilibri, altri pesi, però insomma perché sei inizi a essere un piccolo adulto, no? E quindi insomma la ricerca che faccio su di me per vivere meglio è la stessa che ho cercato di portare nel personaggio, quindi non avevo difficoltà a capire anche i problemi di Sara, di Riley, nonostante avesse 13 anni, perché comunque l'ansia si trasforma, ma parte sempre da quello stesso problema lì. Quell'amore lì, diciamo così. Tantissimo. Già, devo iniziare con tantissimo, perché direi che questa cosa un po' blasé, lenta, un po' pesante, è super francese. Cioè, non voglio essere cattiva in verso ai francesi, chiaramente, però è un'area in un certo modo anche sofisticata. E sì, la noia fa una grande parte della mia vita. Però, come ho detto prima, secondo me è molto, molto, molto importante sapersi annoiare. Perfetto.